Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi, come avrete sicuramente letto dal titolo, vorrei fare un book haul, visto che non li faccio da un bel po' di tempo e ultimamente ho accumulato una bella valangata di libri. Vi mostro un po' che cosa c'è di nuovo nella mia libreria e che cosa ho intenzione di leggere prossimamente. I primi due titoli che vi mostro li ho presi in un negozietto qui a Padova che vende per lo più Ecosolidale. C'è un angolino dedicato ai libri, ci sono un sacco di edizioni molto vecchie, soprattutto di Oscar Mondadori. Come sapete, io vado matta per le edizioni vecchie degli Oscar Mondadori e una di queste è questo titolo qui: Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Mi ha sempre intrigato questo titolo, anche perché racconta la storia del mezzogiorno durante la guerra e durante la guerra, durante la seconda guerra mondiale. È una vicenda che Carlo Levi ha vissuto, insomma, è un libro circa meno quasi autobiografico. Infatti, Carlo Levi era stato confinato in Sud Italia, in Lucania, in Basilicata, durante il fascismo, e lui scrisse questo testo dove appunto sviscera i problemi del mezzogiorno, dei contadini e della povertà che c'è nel Sud Italia. È un testo che mi ispira da tantissimo tempo, mia madre l'ha letto da poco e me ne ha parlato molto bene, soprattutto perché quest'estate l'estate scorsa, i miei genitori sono andati nel paese dove lui era stato confinato e mia madre ha deciso di leggerlo, mi ha detto: guarda Piera, prima lo fai e meglio è. Perciò l'ho trovato e l'ho pagato, mi sembra tipo, no, ho pagato 1 euro. Vecchissimo, è del 1968 questa edizione, però mi piace molto molto molto. L'altro titolo che vi mostro è Per chi suona la campana di Hemingway. Questa edizione che ho trovato io è divisa in due volumi, sempre della Mondadori. È una storia ambientata nella Spagna degli anni 30, durante il franchismo, durante la guerra civile spagnola. Non so altro, so solo che parla dei partigiani e della guerra civile spagnola, non so altro. Hemingway a me piace molto come scrive, ho letto di suo in realtà solo due testi, però mi sono piaciuti entrambi, Il vecchio e il mare e Festa mobile. Festa mobile parla di Parigi, della città e di come lui l'ha vissuta, invece Il vecchio e il mare, vabbè, non credo che abbia bisogno di presentazioni. Questo titolo mi ispirava moltissimo e l'ho trovato in due volumi, li ho pagati entrambi 1 euro, mi sembra, sì, entrambi 1 euro, quindi insomma praticamente ho pagato il libro 2 euro. Però non so, queste vecchie edizioni mi piacciono sempre molto. Per chi mi segue su Instagram, i prossimi due titoli non saranno una novità, perché probabilmente li avrete già visti, però per tutti gli altri che non mi seguono su Instagram, dovreste farlo. Ultimamente mi sono riavvicinata ad una delle mie più grandi passioni del passato, cioè tutta la storia su Re Artù, i Cavalieri della Tavola Rotonda, Mago Merlino e tutta quella mitologia lì. Siccome diciamo da ragazzina ho letto Le Nebbie di Avalon e altri libri, insomma, riguardanti la storia di Re Artù, è una delle storie che mi hanno sempre di più affascinata. Avevo chiesto su Instagram in un paio di storie se avevate dei titoli da consigliarmi. E uno di quei titoli che mi avete consigliato io l'ho trovato, e cioè Thomas Mallory, Storia di Re Artù e dei suoi cavalieri. È chiuso in un cofanetto, secondo me è bellissima questa edizione. Chiuso in un cofanetto, dentro ci sono i due titoli, è diviso in due volumi, il primo e il secondo. Insomma, praticamente, questa qui è la storia narrata da questo Thomas Mallory, che era un avventuriero condannato per violenza ai rapine, questo non me lo ricordavo. Insomma, durante la sua incarcerazione scrive queste storie che sono raccolte in questi due volumi e sono sulla storia di Re Artù e sui cavalieri. Insomma, io sono patita per questa roba, tantissimo, cioè veramente mi piace da matti. Infatti, ho visto, penso, 2 volte ormai la serie TV Merlin, anche se è abbastanza una stupidaggine, però mi è piaciuta molto. Ho visto un sacco di film su Re Artù, anche cartoni animati, non solo quello della Disney, ma anche altri. È proprio una delle storie che mi piacciono di più e il Medioevo è uno dei periodi storici che mi affascina ancora tantissimo. E visto che me l'hanno consigliato veramente in tanti, io ho detto: beh, vabbè, l'ho trovato da IBS, del reparto di Libraccio, e l'ho pagato 6 euro.
e perciò insomma me lo sono portato a casa. Ero molto molto felice di averlo trovato, diciamo che non me l'aspettavo, insomma non trovo mai niente quando vado da Libraccio di quello che sto cercando in quel momento. Ovviamente trovo sempre qualcos'altro, però di quello che cerco non trovo mai nulla e perciò è stata una bella bella sorpresa. L'altro titolo che ho trovato è questo mini libricino, Perceval il Gallese e la ricerca del Sacro Graal, del sacro, del Santo Graal. Il primo è un racconto di questo tizio, non so pronunciarlo, il secondo invece è un racconto anonimo. Beh, mi ispirava molto, anche perché anche questo risale a un bel po' di tempo fa. Lo scrittore è un poeta francese attivo fra il 1160 e il 1190. Insomma, vecchiotto anche questo. Questo libro l'ho pagato tipo 1,35 euro, quindi assolutamente nulla. Ed era buttato lì in mezzo ad altre migliaia di titoli e mi è sembrata quasi una fortuna e ho preso anche questo. Sempre sulla scia delle leggende riguardanti Re Artù, i Cavalieri della Tavola Rotonda, il Graal e tutte quelle cose lì. Il prossimo titolo che vi mostro non credo abbia assolutamente bisogno di presentazioni ed è Atto e Scena in luogo privato di Marco Missiroli. Non so tantissimo della trama, infatti mi sono basata sulle opinioni di tante altre persone che l'hanno letto e l'hanno trovato molto molto bello. Siccome mi affascinava abbastanza, e mi affascinava molto il titolo soprattutto, l'ho trovato in un negozio dell'usato vicino a casa mia a 3 euro e essendo in un'edizione Feltrinelli che di solito tipo ne costa 16, me lo sono portato a casa, ovviamente. Spero di leggerlo molto presto perché in questo periodo non sono stata molto bene fisicamente, tra influenza, raffreddore, mal di testa, esami e di tutto e di più. Sono riuscita a leggere pochissimo e solo graphic novel in questo periodo, perciò spero di ricominciare a leggere molto molto presto. E questo spesso sarà uno dei prossimi titoli, visto che è qui da poco e vorrei leggerlo subito. In questo book haul vedrete solo due libri nuovi, cioè comprati nuovi di pacca dalla libreria. Il primo dei due è questo qui, Il fascismo eterno di Umberto Eco. Ne ho parlato in un post su Instagram, non so se farne un video dedicato, non credo perché finirei probabilmente a piangere come una fontana, ma vabbè, vi lascio il post di Instagram qui sotto. Perché ci tengo veramente tanto che lo leggiate. È un libro secondo me fondamentale, l'ho già letto, ma è uno degli ultimi acquisti che ho fatto e quindi l'ho inserito, anche pur avendolo già letto. Secondo me è veramente questo è un titolo fondamentale, soprattutto in questo periodo, soprattutto in questo momento storico, secondo me dobbiamo tutti leggerlo perché è un discorso pronunciato da Eco nel 1995 alla Columbia University. Perciò non ad una platea di studenti italiani, ma a studenti americani, che di storia, diciamo, italiana e europea non che sappiano molto. Perciò Eco, infatti, all'inizio, nella prefazione, dice: "Mi dispiace per i lettori italiani, ma sono presenti delle..." Com'è che le chiama lui? Ho anche sottolineato la frase perché mi aveva colpito tantissimo. Ecco, sono fornite delle informazioni e precisazioni quasi scolastiche su eventi che un pubblico italiano dovrebbe conoscere. Perciò, secondo me, oltre a tirare una grande frecciatina al pubblico italiano che tende a dimenticare i fatti del passato, è un libro fondamentale. Stila, alla fine, una lista di 14 punti su come riconoscere un fascismo e dice che basta una sola di queste caratteristiche, chiamiamole così, per riconoscere in un regime, in un partito, in un'ideologia qualcosa di fascista. Perciò, secondo me, in questo periodo è fondamentale e utile a tutti quanti. E ve lo consiglio con tutta me stessa. Comunque, tutti i titoli che vi presenterò in questo haul li trovate linkati sotto ad Amazon se volete supportare il canale, visto che sono affiliata. Il secondo libro completamente nuovo, invece, che vi mostro è La vita sessuale dei nostri antenati di Bianca Pizzorno. Bianca Pizzorno, non credo nemmeno lei abbia bisogno di presentazioni, una grandissima scrittrice soprattutto per ragazzi. Ho letto una marea dei suoi libri quando ero bambina. Il mio preferito in assoluto, posso dirlo, è Diana Cupido, il Commendatore. È proprio uno dei libri che presumo mi abbiano iniziata all'età adolescenziale. Mi hanno aiutata nel passaggio tra l'essere bambina, quinta elementare, all'essere in preadolescenza, le medie. È stata
fondamentale per me Bianca Pizzorno e ho scoperto molto di recente, mio malgrado, che aveva scritto anche un libro rivolto ad un pubblico adulto. E amandola follemente, ho deciso di comprarlo. L'avevo trovato anche usato, ma andavo a spendere esattamente lo stesso somma che comprarlo nuovo. E era anche nell'edizione quella grande, non tascabile. Perciò, essendoci ad ora in atto uno sconto del 25% su tutti gli Oscar Mondadori, ho deciso di prendermelo. La trama non credo di volerla leggere nemmeno io, anche perché il titolo credo sia abbastanza, diciamo, rivelatorio. Ringrazio solamente tantissimo Valeria di Read Vlog Repeat, che se non conoscete ovviamente vi lascio il suo canale nelle schede e nell'info box. Ringrazio tantissimo Valeria per avermi fatto scoprire questo titolo perché non vedo l'ora di leggerlo e non vedo l'ora di tornare ad immergermi nella scrittura della Pizzorno perché me ne ricordo ancora adesso alcune frasi dei suoi libri di quando ero piccola e le trame me le ricordo ancora ora e mi ricordo la voracità con cui leggevo i suoi libri, perciò questa scoperta penso sia stata una delle cose più belle di quest'ultimo periodo. Ovviamente, se mi seguite su Instagram avrete visto che sono stata a tempo di libri, sono stata una giornata sola perché non volevo intanto rompere le scatole a gente per ospitarmi lì e in più anche perché una mia amica Camilla, sempre lei, mi ha detto: sì, dai, ci vediamo e facciamo la pasta fresca. E io non ho potuto rinunciare alla pasta fresca, il cibo è molto buono, perciò sono stata una giornata sola. Probabilmente, insomma, se appunto avete visto le mie storie su Instagram, non sto nemmeno qui a dire le cose, a dirvi nulla su tempo di libri. Non sono stata completamente entusiasta. Speravo in qualcosa di meglio, insomma, mi ha deluso un po' l'organizzazione degli eventi, ecco, e il fatto che ci fossero tante case editrici, ma in un ambiente molto molto ampio dove rimbombavano tutti i suoni. Infatti sono uscita da lì con un mal di testa tremendo, ma cose irrilevanti, però, insomma, speravo in qualcosa di meglio, diciamo. Come saprete sicuramente tutti quanti, visto che è stata la manifestazione più osannata dell'ultimo periodo su Instagram soprattutto, c'era lo stand di Libraccio dove c'erano un sacco di titoli al 50%, poi c'erano titoli a 3-5 euro, c'era una valangata di libri a metà prezzo praticamente. Perciò io spulciando un pochino ho trovato due titoli che mi interessavano. Il primo è Un nome da torero di Luis Sepúlveda, è uno dei pochi libri suoi che non ho ancora letto. Ovviamente, se mi seguite da un po', sapete che sono molto, molto, molto appassionata di Sepúlveda. E questo dovrebbe essere il primo di una serie di libri che poi termina con quello che ho lassù, da qualche parte, che è venuto a presentare qui vicino Padova un paio d'anni fa, mi sembra ormai. È il primo di una serie di, diciamo, polizieschi e mi ispira un sacco, infatti non vedo l'ora di cominciarlo e di leggere anche gli altri della serie, così poi potrò terminare leggendo quello lassù in cima che ho cominciato a leggere, però ovviamente non capivo nulla perché mi mancavano quelli prima. Sono un genio, sono un fottutissimo genio. Comunque l'ho pagato 3 euro, usato, una vecchia edizione Guanda, però non credo lo stampino più, perciò insomma se vi interessa lo trovate solo usato. L'altro libro che ho trovato e che volevo leggere veramente da un bel po' di tempo, essendo mio padre un appassionato di letteratura russa, pensavo e speravo di trovarlo a casa e non doverci spendere dei soldi, invece no. Mio padre mi ha detto: no, mi sa che non ce l'abbiamo a casa, siamo andati a guardare in soffitta e effettivamente non c'era. Perciò, siccome l'edizione nuova della Feltrinelli non mi piace, speravo di trovarla usata. Ed infatti, grazie! Ho trovato Le notti bianche di Dostoevsky in questa edizione vecchissima del 1957. Tipo, è super morbido, è molto piccolo e carino, è tascabile proprio. Tascabile, edito dalla Rizzoli. E anche questo l'ho pagato 3 euro. Sono molto contenta di questo acquisto. Mi piace, mi piace. Mi ispira da un sacco di tempo, il coinquilino del mio ragazzo mi ha detto di leggerlo, perché era, insomma, mi ha detto, beh, leggilo, va bene, ok.
E quindi l'ho comprato. Sono una vittima del marketing, anch'io. Gli ultimi tre libri che vi mostro, poi capirete perché libri. I problemi della mia vita. Gli ultimi tre libri che vi mostro, invece, li ho pagati tutti quanti 1 euro all'uno e li ho presi in una biblioteca qui di Padova, una biblioteca parrocchiale che sta dando via tutto quanto. Insomma, che cosa volete che vi dica? Non lo so, sono fortunata probabilmente in quest'ultimo periodo, però diciamo che sono andata alla ricerca di qualcosa di nuovo. Invece Camilla, che mi ha detto che c'era questa cosa e mi ci ha portato, ha cercato di riempire i buchi della sua libreria, come ha detto lei. Ed è uscita con 13 libri. Non sto scherzando. Ma le voglio bene anche per questo. E ha passato tutto il resto della domenica a dire: non ci credo che ho comprato 13 libri, non ci credo che ho comprato 13 libri. Era molto molto carina. Comunque, passiamo ai titoli che ho comprato. Allora, il primo è Terre Vergini di Mikhail Sholokhov. Mi dispiace, non so il russo. E quindi non lo pronunciamo, lo lascerò pronunciare a chi di voi lo sa il russo. Mikhail Alexandrovich Sholokhov. In copertina c'era scritto premio Nobel 1965, però io ho capito solo che questo tizio era russo e perciò ho girato il retrocopertina e dovrebbe essere una storia ambientata nella Russia post-rivoluzionaria e racconta, in teoria è una storia che racconta la vita dei contadini cosacchi, però non lo so. Mi interessa moltissimo perché a me sinceramente i russi piacciono come scrivono, mi sono piaciuti abbastanza da sempre, visto che mio papà fin da bambina mi ha sempre introdotto alla letteratura russa attraverso prima le fiabe, Gogol con i racconti di Pietroburgo e tante altre cose, e mi affascina tantissimo la letteratura russa e la Russia in genere come cultura. Perciò non conoscevo assolutamente l'autore, l'ho preso a scatola chiusa, mi ha attirato quello che ho letto sulla retrocopertina, perciò boh, vedremo com'è. Tra l'altro anche questa edizione è piuttosto vecchia, tipo ecco appunto del 1966, ma beh, non so nemmeno più se esista questa cosa pubblicata in Italia, non ne ho la più pallida idea, quindi dopo guarderò se lo trovo, lo trovate linkato sotto ad Amazon. Il prossimo libro invece che vi mostro è Ritratto di provincia in rosso di Paolo Levi. Come si può capire benissimo dal nome dell'autore, era un ebreo e infatti dietro c'è scritto che è nato a Genova nel 1919 e nel 38 dovette insomma scappare dall'Italia e scappò in Brasile. In questo libro dovrebbe parlare di un delitto e di una serie di altri delitti in teoria. È un giallo. Fondamentalmente è un giallo. Una delle cose che mi ha attirato anche è stato il fatto che è stato tratto un film con Ugo Tognazzi, al piacere di rivederla. Non lo so, mi ispirava, mi piaceva anche la copertina, detto sinceramente, quindi vedremo come sarà. Ultimo libro che vi mostro è senza copertina. Sto scherzando. È La ragazza di Bube di Cassola. È un libro che mia madre mi ha sempre detto: Piera, devi leggerlo, Piera, devi leggerlo, però a casa non ce l'abbiamo. Infatti la copia che avevamo, lei se l'era fatta prestare da insomma, un amico e gli ha dovuto ridare. Quindi l'ho trovato lì, l'ho pagato solo 1 euro, mi sembrava una bella edizione visto che comunque è un Einaudi ed è del 1969, pagato sempre 1 euro, sembra che abbia rubato i libri dalla biblioteca però li davano via, io ho pagato, quindi sono in pace con la mia coscienza. I prossimi tre libri non libri sono tre graphic novel, appunto. Che simpatica che sono. Questa però non è. Questi non li ho comprati io, mi sono stati inviati dalla BAO e sono molto molto felice di ciò. Che insomma mi abbiano dato la possibilità di leggere e poi di parlarvi di questi tre titoli. Allora, il primo è Basilico, e insomma, sì, vedete. Ci sono i segnalibri perché lo sto finendo di leggere. Racconta la storia di questa famiglia siciliana e di questa matrona, che è questa raffigurata in copertina, che ha un sacco di segreti. Infatti, pian piano nella graphic novel vengono fuori. E uno di questi segreti è la cucina, perché
La storia è raccontata attraverso quello che succede nel presente e quello che è successo nel passato. L'autore, per farci capire quello che è successo nel passato, fa questa cosa bellissima, cioè le tavole sono color seppia. Secondo me è una scelta molto 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 bella, sia a livello stilistico che a livello mentale, perché se ci pensate, le foto color seppia le associate al passato, soprattutto alla fine degli anni 70, fine anni 60, inizio anni 70, almeno per me, perché in casa ne ho una valangata e quindi per me le foto color seppia si associano direttamente, proprio la mia mente pensa subito e le associa subito a quegli anni lì. Perciò, secondo me, è una scelta molto molto azzeccata. Un'altra cosa molto speciale, secondo me, di questo libro è che la storia non solo è narrata attraverso, appunto, i classici disegni, le classiche tavole, ma vi sono anche le ricette ed è una cosa che adoro, soprattutto perché io amo il cibo è tipo una delle cose più belle della mia vita, ma ci sono anche le ricette. Cioè, ecco, posso anche cucinare dopo aver letto questo libro ed è bellissimo. Cioè, sono felicissima di questa cosa. Però ovviamente ve ne parlerò più approfonditamente quando l'avrò finito. Questo è edito appunto da Bao al prezzo di 15 euro, mi sembra sì. Se vi interessa comunque trovate tutto quanto sotto. L'altro titolo di cui vi parlo invece è Berlino 2.0. Se mi seguite da un po' e mi seguite anche su Instagram, potete aver capito molto bene che io sono ossessionata dalla città di Berlino, è la mia città europea preferita in assoluto, ci sono stata ormai 3 volte ed è sempre un'emozione ogni volta che ci vado, trovo sempre un angolo nuovo, qualcosa di nuovo che non ho visto, vedo la vita dei tedeschi com'è e mi affascina moltissimo. Questo titolo mi affascinava da un bel po', insomma, l'avevo visto a Lucca Comics, però non ero convintissima. Poi mi sono pentita, ovviamente, come al solito, come per questo titolo qua che vi ho appena mostrato. Questa qui è la storia di una ragazza che si trasferisce a Berlino, però vive, diciamo, il dramma della precarietà e del fatto di non trovare lavoro. I due autori del libro avevano come, diciamo, obiettivo finale il fatto di far capire che Berlino non è quel posto idilliaco che tutti i giovani sognano, ma c'è molto molto di più ed è un mondo molto competitivo. Mi affascinava molto anche perché ultimamente anch'io ho pensato spesso, tipo, se qui in Italia non trovo niente, mi trasferisco da un'altra parte. Ma magari non è sempre così facile come si pensi, infatti sono curiosa di leggerlo soprattutto per questo, per darmi anche una calmata, come si dice qui, insomma, in Veneto. L'ultimo titolo che mi hanno mandato è Le ragazze nello studio di Munari di Alessandro Baronciani. Non mi aspettavo assolutamente questo titolo, è stata abbastanza una sorpresa. Io e Baronciani non abbiamo un buon rapporto, non so neanche bene per quale motivo, ma non. Insomma, non so per quale motivo, ma non mi è mai entusiasmato, ecco. Non so molto di questo titolo. L'unica cosa che ho notato sfogliandolo è appunto l'uso di alcune tecniche, per esempio le pagine traslucide, che lasciate così si vede quello che c'è nelle altre tavole. Ed è una cosa molto, molto bella. E poi ad un certo punto, beh, ce n'è anche qui qualcuna. Poi ad un certo punto c'è questa pecora disegnata che tra l'altro adesso non riesco nemmeno a trovare. Quando ho aperto il libro la prima volta l'ho trovata subito, eccola. C'è scritto Toccami e se la toccate è effettivamente tipo di vellutino. È una cosa molto molto carina e apprezzo un sacco queste scelte. Anche questo sono molto molto curiosa di leggerlo. Spero di farlo presto, visto che comunque in questo periodo ho un po' più tempo rispetto a quando avevo gli esami. Questi erano tutti i titoli che avevo da mostrarvi. Se qualcuno di questi vi ha colpito, lo trovate linkato nell'info box ad Amazon. Come ho già detto, sono affiliata ad Amazon, cioè se comprate attraverso uno dei miei link, a me arriverà una piccola percentuale da Amazon, non da voi, tranquillissimi. In questo modo potrete supportare il canale. Detto questo, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace nel caso, iscrivetevi al canale se è la prima volta che capitate qui. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!